Al focus oggi dicevamo lo speciale di Quotidiano Medicina sulle cardiopatie congenite, di cui dopodomani ricorre 14 ricorre la giornata mondiale. Sono malformazioni alla nascita di circa l'1% dei neonati che poi proseguono queste malformazioni nell'età adulta con una serie di difetti cardiaci su cui occorre intervenire. Ogni anno circa 8 bambini su 1000, quindi quasi l'1%, nascono affetti da cardiopatia congenita. Le cardiopatie possono essere diverse per genere, entità, alcune sono così gravi da mettere a rischio la vita e la salute dei bambini già alla nascita o nella prima infanzia e quindi devono essere trattati subito. Altre anomalie cardiache congenite sono meno gravi e non compromettono l'accrescimento dei bimbi, che però da adulti possono avere disturbi anche gravi da dover ricorrere all'aritmologo interventista o al cardiochirurgo. Ecco, quali sono le cardiopatie congenite che un adulto si porta dietro da piccolo, per esempio, materia della chirurgia e dell'aritmologo interventista? Tra i più frequenti il difetto interatriale, come avviene l'intervento, la durata, il tipo di anestesia. Anche le aritmie sono congenite, come ad esempio la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Ecco, cos'è questa malattia? Come si interviene? Risentiamo in questa prima sequenza Giuseppe De Martino. Allora, le cardiopatie, come lei diceva, congenite sono abbastanza frequenti nella popolazione, arriviamo fino a quasi all'1% dei nati. E, grazie a Dio oggi vengono diagnosticate molto bene, in Italia abbiamo un buon sistema, spesso vengono diagnosticate anche in età prenatale, quindi prima della nascita, addirittura con l'eco fetale, e comunque la rete di pediatria di base è in grado di intercettare la gran parte di queste patologie, soprattutto attraverso l'ascoltazione cardiaca. Spesso un soffio può nascondere una cardiopatia congenita che poi va approfondita con l'ecocardiogramma. Ecco, mentre vediamo il transcatetere. Il difetto interatriale che lei citava prima è una delle cardiopatie congenite più frequenti. Consiste nella mancata chiusura di una membrana del setto interatriale, cioè di quella struttura che divide, quella parete che divide l'atrio destro dall'atrio sinistro, due delle quattro camere cardiache. Ecco, in questa animazione molto bella che lei sta presentando si vede proprio questo buchetto dove passa il nostro catetere, che non dovrebbe essere... Quello è il difetto? Quello è il difetto, dovrebbe essere una parete integra e invece c'è un buchetto alla nascita che prima veniva chiuso al cardiochirurgo e oggi chiudiamo noi con questo ombrellino che vedete nell'animazione, viene rilasciato attraverso un catetere inserito dalla vena femorale, quindi dalla gamba. Viene rilasciato un ombrellino che ha due, una struttura a due ombrellini che va proprio a chiudere come un sandwich la parete e quindi ripristina l'integrità del setto interatriale. Elimina il difetto, insomma. Sì, poi questo ombrellino nel tempo, dopo entro un paio di mesi, viene rivestito da endotelio e quindi scompare completamente. La pelle del cuore ricresce sull'ombrellino e quindi si crea una integrità della parete che poi non è neanche più rilevabile eventualmente all'occhio. Ora, qui vediamo un altro esempio di difetto interatriale, questo è un modellino in 3D, dove c'è di nuovo un catetere che attraversa il buchetto e che poi si prepara, attraverso il quale, come abbiamo già visto in precedenza, l'ombrellino consente di chiudere il difetto. Ecco, infatti, l'ombrellino viene aperto in atrio sinistro, dall'altro lato, fino a completamente coprire il buco, il difetto interatriale, e poi viene rilasciato sull'altro versante del setto interatriale un secondo ombrellino che a sandwich chiude completamente il nostro difetto. Un'animazione assolutamente eloquente. Questo tipo di difetto congenito... Che materiale è questo ombrellino? È fatto di una rete metallica che a memoria di forma si chiama nitinol, è una lega particolare, rivestita poi solitamente di materiale di Dacron, una rete di Dacron. Sì. Quindi nitinol, la struttura metallica, ed è un metallo particolare perché ha una memoria di forma, cioè che cosa significa? È elastico, una volta rilasciato prende una sua forma predefinita. Ecco, noi prima abbiamo detto dei piccoli che hanno queste malattie, diciamo cardiopatie congenite, che poi si portano fino all'età adulta. Ecco, anche
Le aritmie, che sono molto frequenti, sono tra le cose, diciamo, tra le patologie congenite. Più, esatto, sono congenite. Ho letto di questa sindrome di Wolff Parkinson-White. Ecco, cos'è? Ce la spieghi? Come si interviene? Sì, alcune aritmie sono sicuramente congenite. La sindrome di Wolff Parkinson-White è quella più frequente fra le aritmie congenite. Il cuore va immaginato come una struttura fatta di quattro camere dove all'interno c'è un passaggio di corrente che avviene attraverso dei fili che sono di un numero ben preciso. Il Wolff Parkinson-White è la presenza di un filo in più, noi lo chiamiamo via accessoria, un filo in più che in alcuni casi è in grado di creare un rischio potenziale per il paziente e di poter causare durante poi la vita la comparsa di aritmie che in alcuni casi possono essere anche pericolose. Questo filo in più è un filo che attraversa, che unisce gli atri ai ventricoli. Normalmente c'è un solo passaggio elettrico fra atri e ventricoli, che è il nodo, è rappresentato dal nodo atrioventricolare. E questo nodo atrioventricolare va immaginato un po' come un salvavita, come un interruttore elettrico che è lì a monte dei ventricoli, che sono la parte nobile del cuore, e sta lì a proteggerli da un sovraccarico eventuale di corrente. Il Wolff Parkinson-White invece è un filo che bypassa, che salta questo contatore, questo salvavita, e che quindi potrebbe non proteggere dal sovraccarico di corrente. Nel caso arrivi un'aritmia in atrio molto veloce, mentre normalmente nel paziente normale che ha solo il nodo atrioventricolare il nodo è in grado di bloccare il passaggio di alte frequenze, quindi un sovraccarico di corrente, se il paziente è portatore di questo filo in più, di questa via accessoria, può essere a rischio di sovraccarico di corrente anche in ventricolo, quindi un passaggio di un eccessivo numero di impulsi in ventricolo che in alcuni casi, più o meno in un paziente su 1000, può rappresentare la causa di arresto cardiaco. Il Wolff Parkinson-White è una delle cause di morte improvvisa giovanile. Per fortuna, nonostante questa anomalia sia piuttosto frequente nella popolazione, intorno allo 0,3 per 1000, per fortuna è facile da diagnosticare. Si diagnostica con un banale elettrocardiogramma, e quindi che un po' tutti dovremmo fare almeno una volta nella vita, ne basta uno, perché solitamente poi dopo non è che compare, poiché è congenita, quindi c'è già dalla nascita. E una volta diagnosticato con l'elettrocardiogramma, poi l'aritmologo, attraverso un esame che si chiama studio elettrofisiologico, ne va a valutare la pericolosità. Grazie a Dio non tutti i Wolff sono pericolosi, e laddove si reputi necessario eliminare il Wolff, con una bruciatura, quindi con un'ablazione. Ecco, questa è l'ablazione, vediamo un esempio. Lei mostrava proprio adesso l'animazione. Sì. Ecco, con questo cateterino che viene inserito nelle camere cardiache, si va lì a bruciare questa via anomala, questo filo accessorio, ed è una cosa che si fa contestualmente allo studio elettrofisiologico. Si tratta di procedure che hanno una durata molto breve, intorno all'ora di procedura, e che vengono fatte in sedazione con accessi mini-invasivi. Sedazione non in anestesia, ma il paziente viene... Il paziente viene addormentato, ma non intubato, non è un'anestesia generale, ma è sedazione. Questo però, diciamo, consente un grande comfort al paziente. Tra l'altro l'accesso è mini-invasivo, perché di solito consiste in una semplice puntura di una vena della gamba, quindi la femorale, e il paziente deve rimanere a letto 6 ore, il giorno dopo va a casa e riprende una vita regolare immediatamente. Certo. Però l'ablazione consente di eliminare il rischio per il paziente di problemi successivi. Ecco, ma sentiamo una delle storie che lo stesso dottor De Martino ama documentare dalla voce dei suoi pazienti. È la storia di William, che sentiremo tra poco. È da seguire le cardiopatie dei bambini che poi vengono corrette da cardiochirurghi, ma che da adulti possono ripresentarsi nuovi problemi. Ecco, sentiamo quest'ultimo passaggio, Giuseppe De Martino. Siamo qui con William, un ragazzo, un giovane paziente di 41 anni, che ha una storia particolare da raccontarci, perché aveva un Wolff Parkinson-White che gli causava molti fastidi. Il Wolff Parkinson-White è una patologia, un'aritmia congenita che causa improvvise tachicardie. William, che succedeva? Qual è la tua storia? Raccontaci brevemente. Allora, praticamente avevo sempre tachicardie, ho provato a fare 4 ablazioni ma non sono andate a buon fine e questo problema continuava.
Poi un giorno su internet, così ho conosciuto il dottor De Martino, ho visto la sua carriera, ho capito che era il cavallo giusto ed infatti alla quinta ablazione l'operazione è riuscita al 100% e lì ci sono le prove. E consiglio a tutti di provare De Martino, non solo un bravo medico ma una bravissima persona. Dove avevi fatto le ablazioni? Qui in Campania? Avevi fatto col caldo, col freddo? Abbiamo provato sia con la crioterapia e sia diciamo a condizione normale e non c'è stato mai nessun effetto, ma il problema non è che il wolf è ritornato, non si è mai riuscito minimamente a bruciarlo, invece adesso... E avevi tachicardie, continuavi ad avere tachicardie? Continui, non passava una settimana se non avevo almeno due episodi. Prendevi farmaci? Sì, prendevo molti farmaci. Ok, William aveva un wolf Parkinson White che è un filo in più che univa l'atrio destro al ventricolo destro e che causava questo slancamento del QRS e delle improvvise tachicardie. Con una procedura sempre transcatetere, utilizzando un sistema di mappaggio elettroanatomico, siamo riusciti a isolare, a distruggere il suo filo accessorio, adesso il suo tracciato è normale e soprattutto William non ha più tachicardia, giusto? Sì, assolutamente no, sono ormai 11 giorni, 14 giorni che non prendo farmaci e sono una persona nuova, finalmente sono diventato normale, mi posso definire normale. Bene, sono grazie a lei, dottore. So come sta William? No, sta bene, ormai William è più di un anno che è guarito e quindi sta bene. William è semplicemente espressione di quei casi un po' più difficili di ablazione, capita di vedere ragazzi che si sono sottoposti all'ablazione senza successo. Il wolf Parkinson White a volte può annidarsi anche sulla superficie epicardica del cuore, cioè sulla parte esterna. E quindi comunque si interviene sempre con un'ablazione in questo. Si interviene sempre con un'ablazione. Il caldo o il freddo? Ma quello diciamo è abbastanza irrilevante, nel senso che diventa importante. Lei usa più il caldo? Io ho tutte e due le tecniche, la radiofrequenza. Preferisco il caldo perché riesce a fare le lesioni più profonde. Nel caso di William, per esempio, era stata tentata l'ablazione da altri gruppi, prima col caldo, poi col freddo, senza successo, ma il problema lì era un problema di tecnica, cioè bisognava raggiungere questa via accessoria che si trovava all'esterno del cuore. Quindi epicardica. Epicardica. Noi abbiamo sviluppato una tecnica unica in Italia che ci consente di poter raggiungere meglio anche l'epicardio e quindi di aggredire queste vie anche in quei punti dove non è possibile raggiungerle dall'interno del cuore. Sì. E quindi William è guarito per quello, perché siamo riusciti ad arrivare nella zona esterna al cuore e quindi sul wolf abbiamo molta esperienza. Sì. Ecco, tra le altre cose che io dobbiamo per forza necessariamente documentarci, studiare anche noi queste cose, ho letto che le cardiopatie dei bambini vengono corrette spesso dai cardiochirurghi già quando sono piccolissimi, appena neonati, insomma. Però poi da adulti, da bambini, cioè da ex bambini, possono incorrere in nuovi problemi, no? Io penso, chissà quante volte lei avrà, si sarà incrociato con un paziente che da piccolo è stato sì operato, però poi non ha risolto i suoi problemi perché magari ha ritorni venosi invertiti, ho letto, poi ci spiega lei adesso che significa, e quindi ha bisogno delle ablazioni atriali oppure il pacemaker o il defibrillatore. Ecco, in questi casi lei come si regola? Ecco, lo sentiamo da lei stesso in una intervista e in un filmato che lei stesso ha realizzato. Sentiamo. Appena terminato l'impianto di un defibrillatore transapicale. Si tratta di un paziente che aveva fatto un'estrazione a sinistra per infezione e aveva reimpiantato a destra un defibrillatore, tuttavia il suo seno coronarico, a causa del pregresso posizionamento di un elettrodo, non era più transitabile per trombosi. Allora in questi casi, quando il seno coronarico non è transitabile, che cosa facciamo qui in Mediterranea? Pungiamo l'apice con l'aiuto del cardiochirurgo, entriamo direttamente in apice del sinistro e poi colleghiamo il filo che passa sotto la pelle, quello lì, al defibrillatore definitivo. Il risultato da un punto di vista radiologico è molto buono, adesso ve lo mostro, è questo. Qui potete osservare i due cateteri impiantati per via transvenosa in ventricolo destro e in atrio destro e da quest'altra parte invece il catetere che entra attraverso l'apice, gira in ventricolo e va a legarsi sulla parete laterale.
Il vantaggio della transapicale è quello di poter, i vantaggi sono molteplici. Il primo, il più importante, è quello di poter scegliere una volta entrato in ventricolo esattamente la posizione dove andarlo a fissare. Quindi ci scegliamo una zona vitale della parete libera e siamo sicuri di ottenere risultati elettrici buoni in termini di sincronizzazione. L'altro vantaggio è che la conduzione endocardica dell'impulso è molto più rapida di quella epicardica e quindi conviene sempre preferire la transapicale a un posizionamento epicardico cardiochirurgico perché si ottiene una migliore risincronizzazione. Ecco, concludendo, dottor De Martino, che significa, come avvertiamo, quali sono i fastidi, che significa ritorno venoso invertito? Cioè una strada opposta a quella che dovrebbe fare? La natura ha una fantasia estrema nell'immaginare malattie. Nelle cardiopatie congenite ci possiamo trovare di fronte a situazioni veramente le più varie. E quindi per noi poi dopo dover intervenire è molto complesso, anche dopo le correzioni chirurgiche fatte dal cardiochirurgo, come diceva lei, in età infantile. Esistono tantissimi interventi di correzione chirurgica, tantissime patologie, una per esempio è la trasposizione dei grossi vasi, che significa in pratica che il bambino nasce con l'aorta al posto dell'arteria polmonare e viceversa. E quindi il ventricolo destro che dovrebbe lavorare verso il polmone lavora invece verso la circolazione sistemica e viceversa il sinistro lavora sulla circolazione polmonare. Quindi invertite un cuore completamente invertito. Sì. Allora il cardiochirurgo ha una serie di opzioni, inizialmente le prime tecniche sono quelle di invertire a sua volta il ritorno venoso in modo da ristabilire una concordanza nei circoli. Questo però che cosa fa? Crea un problema enorme per chi poi come me, come noi, deve intervenire da adulto, come diceva lei, nel caso serva per esempio impiantare un pacemaker, un defibrillatore, perché può capitare poi che questi pazienti ne abbiano bisogno. E allora lì bisogna veramente industriarsi. Una delle tecniche possibili è questa transapicale, che è una tecnica che diciamo, viene fatta in Italia da noi e da un centro a Brescia, e che consente di aggirare l'ostacolo, perché anziché utilizzare il canale venoso e quindi attraversare, usare le vene come si fa normalmente per impiantare un pacemaker o un defibrillatore e quindi lungo le vene arrivare al cuore, nella impossibilità di poter seguire queste strade perché diciamo disagevoli o perché semplicemente non conducono più nelle camere dove vorremmo arrivare come nei pazienti normali, allora a questo punto si sceglie una strada diversa, cioè quella di entrare direttamente dall'esterno. Avete visto quella ferita sul torace? È un mini accesso chirurgico dove noi accediamo direttamente alla camera, la pungiamo ed entriamo con un catetere direttamente dall'esterno del torace, andando ad avvitare il catetere poi nella camera prescelta. Si chiama tecnica transapicale, una tecnica che ci ha dato la possibilità di risolvere grossi problemi in pazienti altrimenti non operabili. E che viene fatta anche in maniera piuttosto semplice, in un'oretta di intervento, con la giusta organizzazione che ovviamente va allestita.